John Dahl, il regista de L'ultima seduzione, ha un nuovo asso nella manica. Anch'io. I miei soldi. Quali sono i limiti? Rilancio massimo $20. Bene, ok. Più 20. Possiamo aver legato tutti. Come fai a rilanciare? So che carte abbiamo e so cosa avete scartato. Ma non puoi sapere davvero che cosa abbiamo in mano? Beh, lei stava cercando un terzo tre, ma deve aver dimenticato che il professor Green ne ha due, quindi non può farci credere di averlo. Il procuratore ha una doppia coppia, ma non è sufficiente, e il signor Eisen spera che la sua donna gli basti per vincere. Ci hai fregato. Il piatto è nostro. Bene, mettiti a sedere vicino a me. La ringrazio, ma io non gioco a carte. Come posso riuscire a concentrarmi? Sei troppo bene. Sono in ritardo, scusa. Ah, dai, avanti, faremo prestissimo. Non vuoi darmi una mano? Negli ultimi due anni, Mike McDermott ha sempre fatto solo cose assennate. Ma ora il suo migliore amico è uscito di prigione. Non posso credere che frequenti ancora uno come Worm. È come un fratello. Tu sei stato plagiato da quella ragazza. E gli serve qualcuno su cui contare. Ho bisogno di soldi per poter giocare. Ho consolidato il tuo debito insoluto, $25,000, e gli interessi corrono. Ti conviene associarti al tuo vecchio amico. Faremo come una volta. Tu trovi qualcuno, organizzi una partita e io penso a vincere. Michael McDermott, bentornato fra noi. Mi sono seduto a quel tavolo e mi sono sentito vivo. Gli ho levato fino all'ultimo soldo. Vi siete accorti che vince ogni mano in cui dà lui le carte? Fermo, aspetta un momento. Ehi! Quello è un baro e sta rovinando la tua reputazione. Se non avete i miei soldi, risolveremo la cosa in altro modo. No! Gli ho fatto da garante e ora è un mio problema. Non hai più via d'uscita. Non possiamo essere chi non siamo. Il nostro destino è segnato. Carte. Matt Damon, Edward Norton, John Turturro, John Malkovich, Gretchen Mol, Famke Jensen e Martin Landau. Il giocatore.